Buongiorno, buongiorno. Alla Catalla a tutti, buongiorno, bentornati in onda con Radio Fantastica dalle 12 alle 14, la seconda parte di Alla Catalla in diretta dal parco commerciale Le Zaggare. Oggi parliamo di cose buone da mangiare, parleremo di torte, Gianfranco, perché c'è... Già così alle 12 e 12 minuti devi parlare di torte, io già la abbiamo l'argomento, scusa, abbiamo le pupe siciliane, tra un po' ci raggiungerà anche una terza pupa, ne abbiamo soltanto due per il momento, in realtà saranno cinque, andranno a fine mese a fare una manifestazione che però è soltanto un preludio a un Guinness World Record. Metterò l'argomento chiedendo agli ascoltatori qual è la loro torta preferita, intanto che forma potrebbe avere una torta per loro, senza esagerare, senza scrivere volgarità. Esatto. Non lo dico perché, no, insomma, perché qualcuno lo sa. Conosciamo noi i nostri lisci amici. E poi soprattutto magari anche il gusto, no? Perché c'è quello che dice a me piace quella con le fragoline e la panna. Esatto, c'è l'altro che dice a me piace con la cioccolata, perché se non c'è la cioccolata mia non è torta, esatto, capito? Non devi nominare più questa parola però. Picchi. Non la devi piace nominare la cioccolata? Non la devi Ma non ne puoi mangiare, non ne puoi mangiare. Sai che ho scoperto di essere intollerante gravissimo al cioccolato? Sai che ho scoperto che sono intollerante a te? Che non cosa lo devi posso nominare fare, più quella parola, non la dire. Vabbè, in ogni caso voglio dire, ognuno di voi avrà il piacere di dirci qual è la torta preferita. Oggi c'è il buon Tony Etna, c'è armato di telecamerina. C'è anche 89 che cerca di allungare di qualche centimetro pettinandosi così, ma quello è e quello e sta rimane. Sta cercando anche di sciparmele dalle mani perché non fa altro nei fuori onda che nominarmi il cioccolato, ma sai che non l'avevo mai visto che mustazze tipo sai che non ci credevo che te crescevano i mustazze l'ho visto una volta con i mustazzi, non me lo ricordavo. Vabbè. Ho una presenza inquietante alle spalle dietro che, di te. Che vuoi? Io starei attento. Ma non mi fare queste riprese così che c'hai la faccia da talebano. Scusa, capace me non a cercare. Mi schedano tra quelli dell'ISIS a causa della barba, ti prego. Loro sono bravissime, si chiamano le pupe siciliane e in rappresentanza di tutte e cinque parliamo intanto con Marilena Burzillà. Buongiorno. Salve, Marilena. Salve. Come stai? Bene, grazie. Oh, intanto grazie per non averci portato neanche una torta. Prego. Brave, complimenti. Però parliamo... No, l'abbiamo fatto per lui, per Gianfranco. Sì, certo. È allergico. Hai capito? Sì. No, a ottobre cercheremo di realizzare la torta più grande e più scolpita del mondo. Hai capito? La quale rappresenterà tutta l'Italia. Intera, isole intera, comprese. Certo, ecco. Sardegna e Sicilia. E Lampedusa non ci mettiamo, Vulcano, Lipari. Ma magari che ci metto Dobigné, dai. Un messo lì, dai. Dobigné, mi serve. Quando sarà Open Spagna per fare Lampedusa? Scusami, quanto incide? Poco, ma se no? Se tu consideri che la Sicilia è all'incirca 10 metri quadrati. Quando? Aspetta, perché qua ci sono misure che sono... Ma scusa, sarà fatta in scala, ovviamente, no? No, all'Expo no. All'Expo no, ecco. Però insomma c'è da superare una quota, mi diceva la tua collega, per entrare nel Guinness. Dobbiamo superare 120 metri quadrati. Dotta, record, oddio, che in questo momento detiene l'Inghilterra. Ma Renzo sa questo fatto? Ancora mi fa pavare lì, mi andava dotta. 120 metri quadrati, Gianfranco, e qua è andato a casa. Si fa una caramunnizza, Giuseppe. Assolutamente, c'è a pavare un solo pubblico. Ma più grande di 120 metri quadrati. Perché bisogna superare quello. Ci saranno appunto sopra la torta anche dei monumenti che simboleggiano, ovviamente ognuno ubicato nel posto giusto, la città magari che corrisponde a quella, logisticamente a quel posto lì. Ora, il discorso qual è, Gianfri? Che questa torta qui la faranno in tante, sono tante squadre, e una squadra deve occuparsi della Sicilia. Saranno le pupe siciliane ad occuparsi della Sicilia? Non si sa, perché c'è ancora un'altra gara da fare. Sì, anche perché siamo tre squadre siciliane. Hai capito. Quindi comunque andremo tutte e tre all'Expo di Milano. Pensa che quello che regano a fare a Valle d'Aosta. Se ne stanno fregando. Però. A fare un dei 5 minuti. Così. Ora cosa dobbiamo dire? Un chilo di zucchero? Questo era un chilo di zucchero. Un chilo di zucchero. Ma che senso ha? Scusa. Non lo so, questo ma fa le un chilo di zucchero così. Diventa diabetico, Gioia. Ma sì, lo sai che significa? Praticamente sì. Vabbè, però visto che parliamo oggi di dolci, giustamente questa canzone Gianfranco, sei andato a cercarla era apposta, di una banalità già zucchero era sicuro che ci metteva, no? Incredibile. Poi un chilo. Ma poi dolce nera prima. Certo, dolce nera, zucchero. Anza una maghiera tenera oggi. Allora, by night non l'ho ancora pensata. Pensavo di mettere... Mettiamo come Grace Time. Faccio raga. Cose dolci, sweet love. Jonathan87 dice buongiorno Peppe e Nano Infame. A me non piace la torta.
Ma perché non da scuola non usa mangia radio, soltanto rucola e tè alla pesca, quindi non è che... Flavio Flauto Frazzetto dice: buongiorno Padoffi, sono Flavio Sporting Catania, io preferirei una bella torta classica, china de panna sopra e dentro, dentro tutta crema cioccolato, come kid che si fa per i compleanni dei picciretti, dice, no? Sì. Ogni occasione è buona, come buona la sette veli, la pistacchissima, ricotta e mandorle, ma veli. Sulla forma rimango ferma, la torta è rotonda, usenti? Ho capito, però... Vabbè, ognuno ha la sua idea, no? Mariella Romeo dice: una bella torta al limone. Madonna, ah, grande ti piace la Mariella, torta al limone? Si merita un applauso, Mariella. Ma che ci fai l'applauso a cuore? La torta al limone, ma tu ti rendi con la torta Pippo, al limone? Tipo, faccia cascare in mano quando fa l'applauso. È buonissima. Comunica, cosa sta succedendo? Io sono stanco di fare le prese, quindi ho dato in mano la videocamera a Elvira, sperando che non mi spacci. No. E va avanti lei. Ho il torcicollo, mi fa male la schiena, sono reduce da un'influenza di 3 settimane, quindi questa cosa lui non l'ha mai fatta, neanche a noi l'ha fatta, niente, toccare, niente. Ma neanche io la volevo toccare, ma sta oggi possiamo dire che Tonietto non l'ha fa toccare solo lui. Vittorio scrive anche lui sulla nostra linea di WhatsApp: buongiorno signor Castiglia, alcuni amici di Catania mi hanno detto sì Matelico, ho chiesto loro cosa vuol dire e mi hanno detto sorridendo chiedilo a Giuseppe Castiglia. Allora io sono Pippo Matelico e sono cristiano buono, però se mi fanno un cucchiaio rifilato ci rivedo, spatto gli angati a due fino a che finiscono con sparo. Ecco, credo che non ci sia spiegazione migliore, diciamo, di che questa. Il Matelico è uno, sì, che si dà parecchie arie, si è molto convinto di sé, ecco. Cos'hai messo in sottofondo, no, Gianfranco? Stavo ascoltando un disco famosissimo che spopola sul web, soprattutto su YouTube. Il piccolo Lucio. Ma perché non te ne vai a lavorare a Radio San Cristoforo? No, ci stavo pensando. A Radio Studio Carlentini? Ci stavo pensando. Radio Siamo Consumate, no? No, sì. Vedi un po', Sono una grande hit, Giuseppe. Mamma mia, quante ne ha mandate? 3, 4. Grazie Vittorio, ce n'è anche una tipo pan di stelle, una con l'ananas, però chi lo ha gileppato si chiama? Agilippato. Quello sciroppato. Sciroppato. A Catania si chiama Agilippato. Non lo sapevi? Siamo strani noi catanesi. Vabbè. Ma tu nella vita che fai? Io lavoravo come ragioniere in uno studio commerciale. E non lo fai più adesso? Ogni tanto tappo buchi quando mio marito ha bisogno. Ah, perché lavori col marito, ecco. Invece, scusami, Antonella Calabrese da Mister Bianco, sì. Dico, tu da vita, a parte fare torte, che cos'altro fai così? E faccio la segretaria in uno studio medico. No. Sì. Emanuela Calì, ecco. Emanuela Calì? Dice, io faccio la cake designer ormai di mestiere. Ma ci vuoi spiegare come funziona sta cosa? Basta iscriversi e prendersi una partita IVA e si diventa... Beh, ma scusa, non c'è la figura professionale però del cake designer. No, e no. Non si può neanche definire solo pasticcere, perché è una figura diversa, no? No, in realtà io sono iscritta come artista. Sto in bocca al lupo per il prossimo fine settimana. Grazie. Marilena, grazie. Burzillà, Emanuela Calì, Antonella Calabrese e anche se sono assenti a Maria Tabì e Angela Minardi. Grazie, grazie. Sono grazie. Le pupe siciliane. Grazie. Ciao. Oh, oggi gioco d'anticipo, caro mio. A così parte a motto subitane e ci inficca un tamarindo così in scivolata. Ho scelto una canzone dolce dolce, ovvero Sweet Dreams della Bush. No, me ne stai. Questa è veramente dolce. No. Bella. Io mi fumo una sigaretta. No, so. Smettila. Ma come si muove? Quello di Ritorno al Futuro. George McFly. Sembra lui. Questo è il club Mario qua riunito. Ok, grazie. Ti vuoi presentare nome e cognome reali, per favore? Nome e cognome. Vieni qua, eccola. Buongiorno. Allora, come ti chiami realmente? Allora, il mio nome è Pierpaolo Viscoso. Ma conosciuto dagli amici come? Pierminchia. Lo sai che c'eravamo coppa ora? Lo sai che ora c'eravamo coppa? Pierminchia. Fantastico. No, tra l'altro, devo dire che non è nemmeno da Aspetta, solo. Aspetta, no, perché sto portavo all'amico. Vieni, come si chiama? Lui presentalo. Lui si chiama Ernesto Lazzara. Detto? Dell'amici Ernesto 100 watt. 100 watt, capito? Ecco, Pierminchio 100 watt. Tra l'altro 100 watt timidissimo tutto il giorno che ci è guarda, vero, da fuori. È vero. Da Giuseppe Castiglia. E Gianfranco Comis, alla buon catalla. Pranzo. Ciao. Alla catalla. My mind.